Ora vi introdurremo il Bartolomeo Colleoni che torna a Solza. Accogliamo quindi Bartolomeo Colleoni con la moglie Tisbe Martinengo. Della vita di Bartolomeo Colleoni. Bartolomeo Colleoni nacque qui a Solza, anche se sulla sua data di nascita non vi è certezza, in una targa bronzea rinvenuta sul suo sepolcro è indicata insieme alla sua data di morte l'età di 80 anni. Da ciò si risale all'anno di nascita che dovrebbe essere il 1395. È certo che i Colleoni, che erano di nobile famiglia, avevano acquisito un ingente patrimonio immobiliare che spaziava dalla Val Brembana all'isola Bergamasca. Proprio in quest'ultima, la posizione strategica del territorio, che era ed è tuttora compresa tra il fiume Brembo ed il fiume Adda, ne aumentava l'importanza e la sua influenza politica. Partendo da questo territorio, il padre di Bartolomeo occupò il castello di Trezzo sull'Adda, impadronendosene nel 1404, facendone una base per scorrerie nei territori circostanti. Questo territorio costituì di fatto un piccolo stato indipendente che fronteggiò per parecchi anni i signori di Milano e la nuova signoria di Pandolfo Malatesta. È appena il caso di accennare, senza essere irriverenti, all'orgoglio che Bartolomeo dimostrò nell'uso del suo patronimico, Coglione. Solo più tardi alcuni suoi discendenti cercheranno di dargli un significato diverso da quello letterale, ipotizzando, con molta fantasia, una derivazione mitologica che suonava più o meno così, Comunione, da cui, per sintesi, si sarebbero poi arrivati a Colleoni. Da ricordare anche che Bartolomeo era probabilmente affetto dalla patologia nota come poliorchidismo, ossia la presenza di un testicolo soprannumerario, ma forse questa è solo leggenda. Il condottiero Colleoni. Bartolomeo Colleoni iniziò la sua carriera militare come scudiero all'età di 14-15 anni. Passò rapidamente al servizio del condottiero Jacopo Caldora, con il quale entrò nella corte di Giovanna II di Napoli. Partecipò nel 1424 alla battaglia dell'Aquila, dove sconfisse Braccio da Montone. Nel 1424, sempre sotto Caldora, vinse per il Papa la battaglia di Bologna. Le sue vittorie nelle guerre infusero la sua fama di condottiero, tanto da essere chiamato da Venezia, sotto la quale la sua vita venne segnata da alterne fortune, che lo portarono comunque a quella fama di condottiero tanto ricercata, oltre che alla connessa ricchezza. Nel maggio del 1475, dopo diversi anni passati a combattere per la Serenissima, Bartolomeo riconsegnò il bastone del comando alla Repubblica ed iniziò a smobilitare le sue truppe. Quello del Colleoni con la Serenissima fu un rapporto segnato da odio e amore, coronato da parte della Repubblica Veneta, che era ben attenta ad evitare il culto in vita dei suoi condottieri, con un riconoscimento post mortem tributato al Colleoni con l'erezione del famoso monumento equestre esposto in piazza San Giovanni e Paolo a Venezia. Gli ultimi anni della sua vita il condottiero Colleoni li trascorse nel castello di Malpaga, che individuò come sua residenza. Da qui si occupò anche di bonificare le zone palustri delle nostre terre, provvedendo anche alla realizzazione di canali per irrigare i campi che erano troppo distanti dai fiumi principali, l'Adda, il Brembo, il Serio e l'Oglio, che delimitavano le terre di sua proprietà. Molte delle opere da lui volute sono ancora oggi da noi utilizzate. Nel castello di Malpaga conobbe purtroppo anche la tristezza dovuta alla morte dapprima della moglie Tisbe, Martinengo, e solo un anno più tardi della figlia prediletta Medea. Morti che lo segnarono oltremodo, tanto che da questi lutti non riuscì più a riaversi e il 2 novembre del 1475 morì anche Bartolomeo.
giorno della sua morte le campane suonarono i primi rintocchi funebri, ai quali fecero eco le salve dei cannoni sparate a Pontoglio, a Brescia, a Verona, finché non furono sentite fino in grido all'interno di un mausoleo in Città Alta a Bergamo, la Cappella Polloni appunto, fatta costruire per sua volontà per dare eterno riposo alle sue spoglie e da quelle della figlia Medea. Cinque secoli più tardi, esattamente nel 1969, la salma di Bartolomeo Colleoni venne riesumata e trovata ancora con il bastone di comando e la spada intatta. Questo rappresentare la potenza di questo condottiero. La sfilata ora riprende risalendo da questa via. Io Battisti. Grazie.